ci tenevo ad assicurare le attività produttive, i cittadini e tutti quelli che passano sul ponte, che il ponte non sarà chiuso. A oggi non ci sono elementi nuovi per la chiusura del ponte. Chiunque dice il contrario sta dicendo una cosa non vera. Il ponte di Curtarolo non verrà chiuso. In un videomessaggio il vicepresidente della provincia di Padova, il leghista Marcello Bano, si rivolge ai cittadini dell'Alta Padovana, preoccupati per una possibile chiusura del ponte sul Brenta, una struttura malandata e a rischio dove ad oggi vige un divieto di transito per i mezzi pesanti che spesso però viene violato. Allo stesso tempo si tratta di un pezzo di strada molto trafficato e che collega le migliaia di attività imprenditoriali dell'Alta Padovana. La posizione di Bano stride con le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, che dopo aver più volte chiesto aiuto alla regione e allo Stato per ricevere finanziamenti per la ristrutturazione del ponte, ha minacciato di chiuderlo per impedire eventuali tragedie. Se vedo che ci sia un rischio latente, io quel ponte lo chiudo. Insomma, il ponte di Curtarolo è diventato il terreno dello scontro politico all'interno di Palazzo Santo Stefano tra il presidente Bui in quota PD e il suo vice Bano della Lega. Attualmente sul ponte sono posizionati sensori e telecamere che pare abbiano registrato momenti di stress della struttura, ma i dati non sono ancora stati elaborati, assicura Bano, e quindi scongiura una possibile imminente chiusura del ponte. Voglio ricordare che la provincia di Padova è impegnata in una ristrutturazione di 4 milioni di euro messi a bilancio, quindi la cifra è già stata accantonata per la ristrutturazione del ponte. Siamo nella fase, di progettazione definitiva. Entreremo successivamente nella fase esecutiva, quindi di inizio lavori, lavori che inizieranno nel 2020 e termineranno nel 2021 con il collaudo.